Amici di Inter, fan TV, cuori forti nere azzurri, bentornati da Michele Borrelli a Inter Fan TG, l'Inter Fan TG con tutte le notizie di giornata. Scusate un po' la voce, un po' di influenza e il post Inter Juventus, ma come l'Inter ci riprenderemo. Tra l'altro domani sera Inter in campo, così con Lautaro Martinez, con le nazionali, quindi interagire intorno alle 21 per seguire anche insieme, se volete, Germania-Argentina con Lautaro Martinez che insegue i record con 9 gol in 13 presenze finora, quindi potrebbe essere una coppia d'attacco con Dybala, vedremo. Intanto Sensi, tra i 16 convocati per le nazionali, non è proprio andato perché ovviamente gli esami hanno certificato di questo problema muscolare e quindi l'adduttore della coscia destra, si dice 2 settimane, 3 settimane, bisognerà ovviamente valutare giorno per giorno. Io andrei molto molto piano a fare pronostici, diciamo che non è per niente scontata la sua presenza con il Borussia Dortmund all'andata. E quindi al ritorno invece il 5 novembre ci dovrebbe essere, così come ci potrebbe essere già in qualche trasferta precedente, perché l'Inter avrà 3 trasferte prima di Dortmund, Brescia e Bologna, poi c'è anche il Parma sabato 26, quindi vedremo. Non bisogna fare l'errore dell'anno scorso, vi ricordate? Nainggolan per forza deve giocare, si fa male con il Barcellona, per forza deve giocare col Tottenham e si fa male, poi non c'è col PSV quando la partita invece è decisiva. Quindi Sensi da valutare. I nazionali dopo Germania e Argentina, tanti tornano abbastanza presto perché poi giovedì giocano Brozovic, De Vrij, Lukaku, Skriniar, Lazaro e Bastoni. Sabato giocano Godin, Vesino, Sanchez, Barella, D'Ambrosio e Biraghi. Intanto anche Godin è rassicurato dall'Uruguay, problemino già superato al ginocchio. Tra l'altro lo stesso Conte aveva detto che è stata una sostituzione, cioè volendo avrebbe potuto anche giocare, ma ha scelto il cambio l'allenatore dell'Inter. Sabato c'è Italia-Grecia, quindi con Barella, D'Ambrosio e Biraghi. D'Ambrosio provato tra i titolari, potrebbe essere 4-2-3-1, quindi senza Barella a centrocampo, ma ancora presto perché si gioca sabato. Domenica ancora Lautaro, Lukaku, De Vrij, Brozovic, Skriniar e Lazaro. E quindi a una settimana dalla ripresa del campionato, Sassuolo-Inter del 20 alle 12.30, restano poi solo Bastoni con l'Under 21 di lunedì e Liechtenstein-Italia il martedì, Barella, D'Ambrosio, Biraghi. Cile-Guinea con Sanchez, che però non è in Sud America, non si gioca in Sud America, quindi martedì pomeriggio il 15, e gli ultimi purtroppo proprio Godin e Vesino per Uruguay, si gioca due volte, sabato e martedì, poi tra la notte tra il martedì 15 e il mercoledì 16 con Vesino, che adesso senza Sensi sarà ancora più importante, magari gioca Gagliardini con il Sassuolo. Questo è il discorso dei nazionali, ripeto, interagire mercoledì sera. Andiamo agli altri due temi che secondo me sono molto importanti, o meglio il secondo è molto importante, quindi vado veloce sul primo dei due. Il primo dei due è che il Milan ha cambiato allenatore, se ne va Giampaolo, arriva Pioli, sarebbe potuto essere Spalletti l'allenatore del Milan. Perché non è stato Spalletti l'allenatore del Milan? Perché non c'è stato l'accordo con l'Inter per quanto riguarda la buonuscita. Lui ha ancora 2 anni di contratto, non è stata una separazione consensuale, lo sappiamo, tutto quello che disse anche Spalletti dopo l'ultima partita, si vedeva, si capiva che non era per niente soddisfatto di quella che era, contento o comunque avrebbe voluto, ecco, continuare il suo progetto all'Inter. In questo momento la richiesta era di 1 anno di contratto sui due, quindi l'Inter avrebbe risparmiato una decina di milioni perché sono all'ordo il doppio, circa il doppio, quindi 10 su 20. Invece, siccome c'era appunto un'altra squadra che gli dava il suo d'ingaggio, l'Inter gli avrebbe
proposto, dico avrebbe perché su questo, sulle cifre bisogna sempre stare molto attenti, 3-6 mesi, quindi 3 mesi già erano passati, se si arrivava a 6 si andava a circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo, ecco, questo più o meno la cifra netta, al lordo poi erano 5. Spalletti chiedeva invece tutti i 5 che sono al lordo 10. Ha fatto bene, ha fatto male l'Inter? Secondo me, vi dico la verità, io gli avrei dato anche un anno. Perché adesso che cosa può succedere? Prima di tutto, bisogna prendersi anche la responsabilità delle scelte fatte, perché non è che Spalletti ha firmato da solo il prolungamento per 2 anni, e quindi ha firmato per 2 anni, anche l'Inter era d'accordo. In questo momento lui non va al Milan, quindi non andrà quasi sicuramente quest'anno da nessuna parte, e l'Inter al massimo risparmierà se andrà all'inizio del prossimo anno. Ma in questa situazione non è scontato che possa capitare un altro Milan o chi capita? La Juventus prende Spalletti? No. L'Inter prende Spalletti? No. La Roma richiama Spalletti? Non credo, la Lazio è quasi impossibile, il Napoli è quasi impossibile, il Milan l'anno prossimo, adesso che fa, manda via Giampaolo e prende Spalletti l'anno prossimo, cioè è difficile, all'estero può essere, ma a questo punto, visto che non c'è stato l'accordo adesso, Spalletti potrebbe dire il vino, anziché farlo un anno in vacanza, lo faccio per 2 anni e quindi prendo tutti i 10 milioni. E quindi secondo me risparmiare 10 milioni, è vero che lui li avrebbe presi lo stesso dal Milan, però non ci... cioè, impuntarsi su un principio, alla fine bisogna vedere anche quello che poteva convenire all'Inter. 10 milioni sono un giocatore da 30, 5 anni di contratto sono 6 di ammortamento, con un ingaggio di circa 2 milioni e mezzo. Cioè non è poco risparmiare 10 milioni su un allenatore, visto che ha 2 anni di contratto, quindi io avrei provato a trovare l'accordo senza andare troppo senza impuntarsi troppo. L'altro argomento che è ancora più importante è lo stadio, perché è iniziato il confronto con i residenti della zona San Siro, le prime proteste. C'erano Antonello e Scaroni a spiegare con grande pazienza. Gentile, se lo conoscete, no? L'amministratore delegato dell'Inter, almeno per quelle che sono le sue interviste, esternazioni, sempre estremamente gentile, anche nei video che trovate, che condividiamo sui nostri social, anche quando ha parlato oggi con pazienza, a volte anche su proteste immotivate, fischi il verde. C'è meno verde, l'impatto ambientale. Allora, l'impatto ambientale, il verde, sono tutti aspetti su cui si andrebbe a migliorare quell'area. Però non c'è solo il comitato, i cittadini, i rappresentanti dei residenti, eccetera. Anche perché, tra l'altro, su nuovostadiomilano.com si può votare quello che è il progetto preferito, qual è il proprio parere. Vi invito anzi ad andare. Io oggi ho votato, ho scritto, è bello partecipare. Come ha detto oggi l'amministratore delegato dell'Inter, i due progetti non sono definitivi, vogliamo ascoltare la cittadinanza, le istituzioni, chiunque voglia migliorare queste idee. Ha fatto capire come è sbagliato pensare che i club abbiano fatto finora un monologo. Noi abbiamo presentato i progetti in base alle normative di legge. Adesso il 14 il comune ha una scadenza, quindi c'è la proroga dal 10 di ottobre, dovrebbe essere a 30 giorni, quindi entro l'inizio di novembre deve pronunciarsi su questo interesse pubblico dei progetti di Inter e Milan e quindi arriveremo allo snodo fondamentale. Adesso se non è il 10 ottobre e l'inizio di novembre cambia poco, anzi oggi Antonello dice anche magari è positivo perché si può valutare a fondo tutto e quindi il comune si deve esprimere sull'interesse pubblico con la scadenza che è fissata il 10 ottobre, ma potrebbe essere prorogata, sarà prorogata. Noi siamo favorevoli a questa proroga perché significa dare maggior tempo. Entro fine mese capiremo se c'è questo interesse per il progetto. Non abbiamo ancora dettagliato i progetti per questo. E quindi
entro fine mese, dice Antonello, ma al massimo se saranno i 30 giorni dal 10 ottobre sarà il 10 novembre, cioè quando ci sarà la prossima pausa del campionato, dentro o fuori. Intanto, che succede? C'è anche il parere della sovrintendenza. La sovrintendenza che dice San Siro ha valore architettonico, il sindaco Sala che dice addirittura parere inaspettato, ora serve una perizia. Sapete che il comune ha chiesto una perizia terzi per sapere se si può ristrutturare il Meazza con un costo minore a quello proposto da Inter, quello che dicono Inter e Milan, compresi i tempi di realizzazione del progetto, ma soprattutto si dice un significato. È un sentimento calcistico che porta a far recepire lo stadio come un'icona dello sport. Questo è il parere della sovrintendenza. Le trasformazioni sono state talmente tante che la connotazione dello stadio è diventata quella degli anni 90. Oltre alle quattro torri al terzo anello, arrivato per i mondiali 90, alla struttura originaria se n'è aggiunta un'altra degli anni 50 che considero significativa dal punto di vista architettonico. E quindi è proprio il valore artistico del secondo anello che potrebbe fare la differenza, quindi identità, memoria di una comunità. Va bene, il comune, nella figura dei vari amministratori, finora ha fatto trapelare, anche, negatività, eccetera. Il sindaco continua a dire che bisogna pensarci bene, vediamo. Arriverà la perizia di terzi. Perché si mette in dubbio quello che Inter e Milan hanno detto. La sovrintendenza non è d'accordo. Il comitato dei cittadini protesta. Vogliono dare 1,2 miliardi per fare un nuovo stadio moderno, comodo, con tutta un'aria intorno. Dice, però vogliono anche guadagnarci perché poi negli anni. Capito? Che vuol dire che vogliono anche guadagnarci? Ci mancherebbe che poi lo stadio non debba portare benefici anche alle società, però si vuole bloccare. Allora io veramente dico a Inter e Milan, come ho detto chiaramente che su Spalletti avrei anche fatto diversamente dalla società, invece per quanto riguarda lo stadio sono stati già tanto pazienti. Se il 10 di novembre, entro il 10 di novembre, arriva la mancanza di interesse pubblico o ancora insiste la sovrintendenza o altri comitati cittadini, io andrei veramente a prendere in considerazione Sesto, un'altra area, perché le cose bisogna farle tutti contenti, magari tutti è impossibile, però che tutti ti devono remare contro per fare un'opera che va innanzitutto a essere necessaria, perché poi tutti vogliono San Siro. Ma con quali soldi non si capisce poi dovrà essere, con quali soldi dovrà essere mantenuto nel caso Inter e Milan andrebbero poi a scegliere un'altra area, un'altra soluzione. Quindi io credo che davvero il club si stia comportando con la massima cautela, anche trasparenza, anche fin troppa pazienza, perché se ci sono le alternative è giusto anche che entro quest'anno, ripeto, dopo la risposta del comune sull'interesse pubblico, si vada a prendere poi una decisione definitiva. Detto delle nazionali, detto dell'infortunio di Sensi, ci vediamo a interagire mercoledì sera per approfondire tutto quello che è stato anche il post Inter Juventus, perché continuo a invitarvi a vedere la rubrica di 352, perché tanti hanno parlato solo di alcuni aspetti, le sostituzioni, la Juve è più forte. Adesso non è che ogni volta che uno è più forte o ha più sostituzioni vince, c'è anche la partita, ci sono anche i titolari e quindi ci sono stati anche degli errori, ci sono stati degli aspetti in cui secondo me la Juventus è stata più forte, ha giocato tecnicamente e tatticamente una partita superiore all'Inter, e non succede perché tu sei più forte, perché hai più riserve o più alternative ogni volta, perché anche puoi, da squadra magari che deve trovare più soluzioni, fare meglio con quello che hai. Quindi vi invito a riguardare la rubrica e dire che cosa, se siete d'accordo su alcune cose dette, le alternative che bisogna trovare anche quando c'è densità centrocampo, negli avversari, palleggio.
nel breve. Ditemi la vostra anche su questo discorso dello stadio e anche sul discorso di Spalletti. Avreste dato o no la buonuscita di un anno all'ex allenatore dell'Inter? Un caro saluto da Michele Borrelli, ciao, ci vediamo mercoledì sera. Iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti Interfan TV.